Bene, grazie mille a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza qui. Prima di tutto devo dire che per me è una cosa molto impattante il fatto di, la prima cosa, preparare una storia come dice il titolo, dell'esperienza della mia vita, no? Della mia esperienza come allenatore. Perché alla fine ovviamente devo andare dietro nel tempo e mi ha fatto riflettere dei tanti passi che ho fatto nella mia vita, già non solamente in lo professionale, invece pure in lo personale. Una cosa che appena detto che parlava il nostro segretario Giovanni Esposito, e che mi ha presentato come una persona che, e alla fine gli allenatori o come qualsiasi dirigenti fa tanto piacere che sia alla fine ci ricordano come una persona che allenava, una persona che gestiva, una persona che faceva qualche lavoro. E questo, grazie mille Giovanni, una bella presentazione, mi è piaciuto tanto e mi ha fatto pure ricordare, sai, adesso mi viene in mente, mi ha fatto ricordare il mio nonno. Infatti volevo cominciare questa presentazione. E il mio nonno sempre, lui non capiva nulla di vado a studiare questo, vado a studiare quest'altro, vado a lavorare di qua, di là. Lui, poverino, non capiva nulla, ma con la sua mancanza diciamo, di conoscenza di questo mondo, sempre mi ha detto la stessa cosa. Ovunque vai a lavorare, devi fare due regole molto semplici. Una, che quando vai via ti devono ricordare, e la seconda cosa, che ti devono lasciar tornare. Okay? Io sinceramente quello l'ho preso con una filosofia molto diretta e sempre dove sono andato, che adesso vedete tutto il mio percorso della vita. E sempre dove sono andato, quando sono tornato, ho trovato un bel sorriso quando sono tornato. Quindi penso di star facendo le cose come almeno il mio nonno dicevo. E niente, se volete, cominciamo. Vorrei cominciare con questa bella. Con questo bel disegno che più o meno fa vedere, è come una prima presentazione di tutto quanto vedremo adesso, dove, come dice questo pesce, no? Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Io sinceramente, a livello generale, personale, professionista, tutto. Sono molto orgoglioso di tutte quelle persone che fanno la cosa extra, che riescono a saltare del gruppo, che riescono a fare qualcosa di diverso che fanno gli altri, che poi a volte va bene, a volte non va bene, però almeno hanno scommesso per loro stessi, no? E questo mi sembra molto importante. Parlo a livello professionista come parlo a livello personale, mi sembra molto coraggioso e alla fine il coraggio è quello che rimarrà lì, non tanto se la scelta è stata giusta o sbagliata. Bene, una prima fase, la vita mia, anno 2000. Diciamo come punto chiave diciamo del mio percorso come allenatore. Anno 2000 io avevo appena 20 anni e l'ho fatto questo titolo, è la prima crisi, prima opportunità. Vorrei collegare pure con quel discorso che ha fatto nel primo webinar, Arturo, di crisi contro opportunità. Secondo me tutta la vita è così, a livello professionista, a livello personale. E dobbiamo vedere una crisi come un'opportunità di cambiamento. E io ho avuto tantissime opportunità di cambiare di luogo di lavoro, di cambiare di tipo di lavoro.
E vabbè, come vedremo adesso, ok? Dove divento un allenatore ovviamente all'improvviso con 20 anni, devo essere allenatore, quasi quasi mandatorio, e poi vi spiegherò perché, ok? E poi io pure disegno una mia priorità allora di fare delle scelte. Una seconda fase dove ho capito che, ok, voglio essere allenatore. E ovviamente devo avere una formazione. Ho capito che non sapevo nulla e dovevo farmi questa formazione. Ok? In quel momento arriva una seconda crisi, che poi spiegherò cosa sia, e una seconda opportunità di diventare allenatore. Poi, piano piano, a volte per una crisi che succede, a volte per una chiacchierata con una persona nel momento giusto, nel posto giusto, mi fa pure dare, diciamo, un altro salto di qualità. E poi un'altra crisi, un'altra opportunità, la vita è così. E poi, vabbè, diciamo che ad ottobre 2014 è quando ho cominciato questo percorso come allenatore e professionista di primo livello quando sono venuto qua in Italia. E, se vedete questo sarebbe l'indice di quanto vedremo qua. Io prima sì che veramente vorrei lasciare ben chiaro che sicuramente tutto quanto dica, forse un 80%, forse non 20%, non lo so, e forse voi non condividete questa opinione. Perché alla fine sono opinioni mie, la mia vita, io l'ho vissuto così, come ognuno ha la sua propria realtà, i suoi propri obiettivi. E non è una, non so come dirlo, una dottrina, non è un dottrinamento, è semplicemente la mia propria esperienza e non è ovviamente una unica verità, ognuno ha la sua verità e nel suo ambiente e ognuno con il suo ruolo. Alla fine quello che fa un allenatore è comandare un gioco. E alla fine il badminton o qualsiasi sport è un gioco e sbagliamo se lo capiamo di un altro modo che non sia un gioco dove due persone giocano a questo sport. Se poi lì mettiamo altre cose dietro di queste cose, tipo l'ego dell'allenatore, che poi sì che mi piacerebbe parlare di questo, sicuramente stiamo sbagliando e stiamo dimenticando che veramente il nostro lavoro è quello di motivare i ragazzi, motivare a giocare, motivare a gareggiare se loro vogliono gareggiare, motivare ai ragazzi a divertirsi, a fare lo sport, a fare la preparazione fisica, eccetera. Come vi ho detto, la prima fase, ok? Io sono cresciuto in una famiglia umile, molto umile. Mio padre aveva la sua propria azienda di metallurgia. Io potevo lavorare lì, ma mai ho voluto lavorare lì con lui. Ho deciso di studiare, lì è la mia città. Mi sono laureato in educazione con la specialità di educazione fisica. E giocavo badminton, pure con gare nazionale, a un livello di club, okay? Mai sono stato in nazionale, un livello, vabbè, ottimo, sempre a livello nazionale. Bene, in quegli anni 2000, io avevo appena 20 anni. È quello che ho chiamato prima crisi, prima opportunità, che diventò allenatore all'improvviso. In quell'anno, io con 20 anni, il mio allenatore, amico, gestore del club, eccetera, decide di andarsene via perché cambia di lavoro per altre cose familiari pure. E quindi siamo in una situazione dove nel club non c'è nessuno che prende la responsabilità di andare avanti con il club. E non c'è nessuno che prende la responsabilità di allenare ai più bravi ragazzi e non c'è nessuno che vuole gestire il club.
E quindi io con la mia passione di continuare a giocare badminton, di continuare con il club in quella città, si chiama Albacete, vabbè, faccio un passo avanti, prendo la responsabilità di fare tutto per continuare con l'attività del badminton nella mia città. È un club piccolino, appena 30-40 giocatori. Alcuni di un'età, alcuni di un'altra età, come immagino che in tutti i vostri club. E mi vedo in quella situazione che no, è il ruolo dell'allenatore, che non è solamente essere allenatore. Senza pensarlo, senza saperlo, mi vengono addosso altri ruoli che devo prendere e devo fare, se no non posso essere allenatore. Uno di quelli è creare il nuovo club. Perché creare se il club era già creato? Perché non era, tra virgolette, legale o non era, stava ben fatto. Okay? Quindi io, i miei amici, qualche dirigente mi raccomanda di creare un altro con lo stesso nome, un pochino cambiando il nome, con le stesse persone, però dobbiamo creare un nuovo club. Ok? Va bene, come si crea il nuovo club? Io non lo sapevo, un ragazzino di 20 anni che deve fare adesso tutto. E va bene, vado al comune, mi chiedono certi documenti nel registro. Io immagino che di tutti voi vi siete trovati in questa situazione. Devo andare in azienda, devo andare a fare un'assicurazione. Immaginate un ragazzo di 20 anni che va da un posto all'altro, che li mandano di là, ti manca questo documento, vai di là, ti manca questo altro, e poi non possiamo lamentarci della burocrazia italiana perché in Spagna è praticamente uguale. È un registro del governo provinciale, devo creare dei dirigenti perché me lo chiedono. E perché dobbiamo fare, sì, vabbè, dobbiamo fare un board che gestisce il club, ovviamente, non lo può fare tutta una sola persona. Ovviamente il registro del governo regionale in Spagna è praticamente identico in Italia, no? Il comune, la provincia, la regione, eccetera. Ovviamente mi trovo pure in una situazione dove devo fare un progetto sportivo. E poi un altro ruolo, appena già creato, devo gestire tutto il club, che immagino che tantissimi di voi avete avuto diciamo la necessità di gestire il club e non solamente allenare. E mi vedo in che, va bene, gli allenamenti sono al pomeriggio, però io praticamente tutte le mattine, nel frattempo che frequentavo la università, perché pure volevo fare una seconda laurea e altre cose che non c'entra con lo sport, ma ogni mattina dovevo andare al comune, alla parte sportiva del comune. Per avere una relazione, mi chiedono documenti, mi chiedono un memorandum, eccetera. Pure con il governo regionale per chiedere dei soldi, ovviamente, importante. Devo fare praticamente 2 o 3 volte in settimana e mandare dei documenti, mandare dei risultati a stampa, i giornali, eccetera. Sinceramente oggi è un pochino più facile perché con le reti sociali è molto più semplice, ma in quei momenti lì, negli anni 2000, non c'era questa facilità della rete sociale e dovevo andare lì all'ufficio del giornale a dargli in mano, in un foglio in mano, diciamo, la relazione di quanto stavamo facendo, eccetera. Diciamo cercando un pochino di pubblicità. Eppure con il governo provinciale, dove innanzitutto il loro obiettivo era l'espansione del badminton, dello sport in generale, e relazione con i soci, però non solo i soci, innanzitutto i genitori dei soci, che di solito erano molto giovani,
La relazione con i soci, come voi sapete, in ogni club, sia in Italia, in Spagna che in Cina, sicuramente è molto importante e molto faticoso. Okay? Creazione di nuove scuole. Vi spiego un pochino, le scuole. Ogni scuola ha una palestra, se non ha una palestra, magari una palestra vicina alla scuola. E diciamo che abbiamo come una rete lì nella città e dove vogliamo fare il lavoro in tutta la città, però ovviamente non andremo a quelle scuole che non hanno una palestra o che non hanno una palestra vicina, una palestra del comune ovviamente. Relazione con la federazione territoriale, ovviamente molto importante. Tutto questo poi fare un sviluppo di due o tre esempi, un pochino per vedere un pochino come sono riuscito a lavorare in quegli anni. Okay? E fare eventi o andare a eventi, e poi questa è relazione con le scuole. E come ha detto Stefano, se volete mi fermate, mi fate qualche domanda, sarebbe molto, mi piacerebbe tanto che questo fosse una cosa così più veloce, voi fate le domande e io vi rispondo. Okay? E, come vi ho detto prima, sì, ma i soldi, perché per fare questo club, per gestire questo club, ovviamente. Serve un materiale, serve il pagare una palestra, serve pagare gli allenatori, tornei, tante altre cose. E poi vediamo da dove prendiamo i soldi. Questa sarebbe la domanda che di solito tutti gli allenatori fanno o tutti quelli che gestiscono un club ci fanno. Sì, ok, voi volete questo progetto, però come faccio se non ho soldi? Io ripeto, è la mia esperienza, non dico che debba essere così, a me è andato bene, è vero che il lavoro è stato molto duro. Ok, farò due o tre esempi per vedere un pochino come sono riuscito a gestire tutta questa situazione e da dove prendevamo i soldi. Okay? I soldi lo prendevamo dal comune, il comune ci dava tanto soldi come un pack. Diciamo, sinceramente, 20 anni fa di questo non vi posso dare i dati molto molto precisi, però più o meno era tipo 10.000-15.000 euro per pagare allenatori, ma a cambio noi dovevamo fare questi eventi promozionali lì nel comune, espansione delle scuole in città. E più scuole che facevano badminton, più o meno una media di 20, 15-20 giocatori, alunni di quella scuola che facevano badminton un paio di ore in settimana dopo la scuola. Okay? Quindi se la scuola finisce alle 5, dalle 5 alle 6, 6 e mezza più o meno, e facevano un'oretta in più di badminton. Okay? E uno degli obiettivi del comune era quello, l'espansione l'attività sportiva dopo la scuola. Una cosa molto importante è che serve capire cosa gli serve al comune, ok, e io ti lo do. Cosa gli serve al governo provinciale, e io ti lo do. Cosa gli serve al governo regionale, e io ti lo do, perché è assolutamente diverso, ok? Magari il comune voleva un numero grande di giocatori che fanno badminton. Magari il governo provinciale voleva semplicemente fare delle attività dentro della provincia. Politicamente io non entro a giudicare se va bene o va male, non mi interessa. Non mi interessa giudicare se la politica è giusta o sbagliata, è la loro politica. Non mi interessa. Tu cosa vuoi? Ok, io provo a aiutarti. Aumento di alunni, questo era molto importante per loro, era praticamente la cosa più importante, che dovevamo avere un aumento di alunni ogni anno, o almeno non perdere alunni.
Aiuto alla mezza maratona, vabbè, questo è un piccolo esempio, no? Il comune organizza una media maratona. Loro non dicono niente, però lì vado io, ok, so che voi fate eventi, so che voi avete bisogno di persone che vi aiutano. Una media maratona è molto famosa lì in questa zona, e vengono da una media maratona molto importante, vengono pure internazionale, e a giugno, San Giovanni, sì, mi sa che si fa. E io sempre offrivo a tutti i miei giocatori, tutti i miei giocatori della scuola, delle scuole, pure del club, per aiutare in questa media maratona. Quindi quelli ragazzi che si vedono che danno la maglietta, che danno l'acqua, che danno la spugna con l'acqua, che aiutano a, non so, dirgli dov'è la zona di riscaldamento, dove, tutti, non tutti, ma tantissimi di quelli ragazzini di 10, 12, 15 anni erano giocatori di badminton. Organizzazione di eventi locali, ovviamente, dovevo fare qualche evento locale, che a volte sono loro che mi dicono perché non fate così, e a volte sono io che vado lì a dire perché non facciamo questo, questo, questo. Okay? Questo alla fine è un pack. Un pochino tutto insieme, mi facevano un pack dove io invece pagare la palestra a X l'ora, che sinceramente non mi ricordo, scusate, e mi facevano pagare solamente il 25% della palestra, era come un contributo, un aiuto, ok? E poi un contributo economico che penso che era tipo 10.000-15.000 euro. Per gli allenatori, per quegli allenatori che stanno lavorando lì con le scuole, che dopo il periodo lettivo della scuola vanno lì a quella scuola dove c'è la palestra o vicino a una palestra per fare un'oretta, un'oretta e mezza più di badminton 2 o 3 ore in settimana. Okay? Relazione col governo provinciale, sto parlando sempre, come vedete qua, sempre dentro di quella fascia di anni 2000-2005. Il governo provinciale aveva un'altra politica che era semplicemente la promozione, okay? Dentro della provincia. Ok, aiutiamoli. E possiamo organizzare i giochi provinciali per quella fascia d'età dei 10 a 15 anni. Acquisto di materiale, loro, un governo non sa dove comprare, ok, io te lo compro o io ti metto in contatto con un'azienda. Altre cose, tante altre cose, ok? E questo ripercute, per esempio, un rimborso extra per allenatori. Questo sì che, e dobbiamo pure curare agli allenatori che stanno lavorando con noi, sia in un club che in queste scuole, che ci fanno la promozione del club pure. Dopo queste scuole, i più bravi vengono al club. E un rimborso extra dove non è come il comune che mi dà un pack di soldi e io lo distribuisco. Qui invece il governo provinciale mi dice, ok, se tu fai questo evento promozionale ti corrisponde, per dire, 100 euro. Se tu fai questo, non lo so, organizzazione di questi giochi ti corrisponde a 50 euro al giorno. È un esempio molto banale per capire che questo è un soldi molto extra, puntuali per questi allenatori che ci davano una mano con le scuole e con il club. Ok? E poi questo è stato molto importante, pure questa convenzione con un'azienda sportiva per il beneficio del club. Quindi il governo provinciale non sapeva dove comprare, io li metto in contatto, hanno comprato un sacco di racchette, tutto Babolat, perché questa azienda aveva diciamo, un convenio con Babolat perché era più focalizzato sul tennis. Hanno comprato scarpe per ragazzi che non avevano neanche per le scarpe, hanno comprato rete, tanto materiale, e poi questa azienda ovviamente ci dà un aiuto. E quindi in questa scheda che avevamo visto da dove prendo io soldi per il materiale, non ho pagato tanto, non avevamo pagato come club tanto per il materiale perché questa azienda ce lo dà, ok? Ovviamente importantissimo la relazione con la federazione regionale. Questo forse è un pochino diverso in Spagna che in Italia, perché la federazione regionale in Spagna sì che ha tanto peso, ok? La stessa cosa, organizzazione di eventi regionali. Se noi dobbiamo andare per la regione, la mia regione, ci sono 5 province, e dovevo andare con i ragazzi di là, di qua, di là, di qua,
ovviamente costa più soldi che se io organizzo un evento. Organizzazione dei giochi regionale, vado avanti, organizzazione del centro estivo, promozione, eccetera. Questa è una cosa un po' personale. Dopo un po' io, pure per la mia formazione come educatore, pure in educazione fisica, divento formatore lì nella regione, che diciamo che a livello personale mi dà pure un beneficio economico che può, diciamo, non so come spiegarlo bene, un pochino come bilanciare un po' il lavoro che sto facendo con un aumento del mio stipendio e così i piccoli lavori che hanno un contributo economico li posso dare agli altri allenatori. Okay? Alla fine trovare il bilancio dove tutti ci troviamo bene. E poi questo, come ho appena spiegato, no? Un rimborso extra per allenatori e poi gli eventi se fanno, vabbè, no, in provincia, in regione, anche più promozione per il club. Relazione con le scuole, questo mi sembra la cosa più importante. Ripeto, siamo ancora alla fase 1, però vorrei approfondire tantissimo qui nella fase 1, diciamo, dove ho fatto più il ruolo di allenatore, di gestore, di dirigente, di tutto. E poi già quando mi sono andato fuori, quando ho lasciato il club, già ho fatto più un percorso come allenatore. E mi sembrava un pochino più interessante mettermi in profondità in questa fase che non forse in l'altra, che magari a nessuno gli interessa la mia vita. Relazione con le scuole in città è stata la cosa praticamente la base del club. Okay? I ragazzi vanno in scuola, non so, fino alle 5, fino alle 6, dipende dalla scuola, e poi rimangono lì un'ora, un'oretta e mezza, 2 o 3 giorni in settimana per fare un extra badminton. Okay? E questo era la base di che qui dopo i più bravi, se una scuola ha 15-20 alunni, i più bravi 2 o 3 o 4 lo prendiamo e lo portiamo al club. Così già facciamo un primo filtro del livello dentro del club. Okay? Quelli che fanno più per divertimento hanno la scuola, quelli che vogliono fare di più già si spostano e vanno alla sede del club, che era in una parte della città un pochino più dove c'era la zona sportiva. Vabbè, la mia città è una piccolissima città di appena 150.000 abitanti, che in 20 minuti arrivi ovunque. E relazione con le scuole, far crescere il numero delle scuole con il club, questo era importantissimo, oppure come vi ho fatto vedere con il comune è stata la cosa più importante per ricevere questo grande budget, grande borsa di soldi. Come ho detto prima, scuole che hanno palestra o che sono vicine a una palestra, se no, sinceramente penso che non ha tanto senso andare a quella scuola. Ok? Ma questo è molto interessante. La Federazione Nazionale ci dava un materiale. Per il professore di educazione, sì, per il professore di educazione fisica. Questo materiale era sia didattico, non saprei dirlo in italiano, un'unità didattica, diciamo è un materiale teorico dove il professore può insegnare al ragazzo. Sì, ma gli deve far comprare una racchetta, è più economico una palla di calcio o una palla di pallacanestro. Allora, la Federazione Nazionale ci dava pure un pack di racchette, volani, rete, eccetera. Sempre considerando che dentro di quella scuola quel professore aveva una palestra con campi di badminton e poi oppure la palestra del comune era vicina a quella scuola, se no non aveva senso. Sempre che quella scuola aveva un legame diretto con il club, se no la Federazione Nazionale non ci dava questo pack di materiale fisico e teorico. Okay?
Questo pack di unità didattica, una unità didattica dove il professore può insegnare, era fatto per una elite di educatori di educazione fisica, e era fatta per professionisti dell'educazione. Eventi per professori, vabbè, questa è un'idea pure creata per me di fare pure dopo un'oretta e mezza di stare con i bambini. So che i professori rimangono lì in scuola per lavorare, perché devono fare delle ore così, e dopo dargli l'opportunità di sfogarsi con una racchetta di badminton, con un volano. Ricordo a volte di finire con i bambini. E vengono altri bambini di 40 o 50 anni che veramente si comportavano come bambini perché avevano bisogno di sfogarsi, e questo è stato molto utile. Tanti di questi professori poi sono venuti al club come soci. Pure. Vabbè, questo è un piccolo esempio, okay, che mi è venuto in mente di quello che facevamo 20 anni fa: è una quota 50 euro annuale a ogni bambino. Di questi 50 euro annuale, il 75% di questi soldi lo prende su l'allenatore. Quindi all'allenatore gli interessa la promozione. Okay? Se arriva a un numero di 20 giocatori, ma stanno aspettando 40 giocatori, ok, invece lavora lunedì, mercoledì, lavora lunedì, mercoledì, poi martedì, giovedì, e facciamo un altro gruppo. Più soldi per l'allenatore, se lui se lo lavora. Più soldi per lui. Il 25% perché? Perché il club ha bisogno pure di questi soldi per gestire tutte queste cose. E alla fine, vabbè, questo è un risultato che un pochino per vedere come sono andati questi anni, da 40 alunni che avevamo all'inizio a, vabbè, 150 alunni di scuola, solo di scuola, più quelli 30-40 alunni del club, alla fine. Praticamente più o meno 200 persone più o meno in questa città piccolina facendo badminton. E poi il ruolo dell'allenatore, che è pure allenare. Quindi dopo tutta la mattina facendo queste cose, dopo devo allenare. E come si allena? Ripeto, un ragazzo di 20, 22, 24 anni che gli danno questo, che diventa così allenatore all'improvviso, e li mettiamo ad allenare un gruppo. E la prima cosa è la propria esperienza come giocatore. Cosa so io come giocatore? E questo è che ti farò fare, sia giusto o sbagliato. Anzi, non avevo formazione per giudicare sia giusto o sbagliato. Devo dire che, vabbè, per la mia formazione universitaria, sì che qualche idea avevo. Da quanto avevo fatto io come giocatore e come vorrei che dovrebbe essere fatto, ma alla fine non avevo una formazione molto precisa. E quindi cosa faccio? Quello che facciamo tutti: copio il modello degli allenatori, tra virgolette, che ho avuto come giocatore, dove c'era una base fisica, niente tecnica. Sitius, altius, fortius, più veloce, più alto, più forte, questo è il segreto di tutto. E quindi dopo una formazione mi rendo conto che no. Pure in ogni slide vedrò come ho fatto la formazione nella mia carriera sportiva. È una formazione senza guida, dove è una ricerca di risposte. Volevo risposte, volevo l'esercizio fondamentale che farà diventare i miei giocatori bravissimi. Volevo sapere il segreto del badminton, volevo sapere per poi farlo al badminton, come tutti gli allenatori, come cominciamo, lo voglio adesso, lo voglio subito e voglio la verità assoluta di questo. Poi mi rendo conto che questo non esiste. Bene o male, ho avuto un buon esito e risultati in quella piccolina città. È uscito qualche vice campione di Spagna, qualcuno che poi è andato al centro nazionale, due giocatori che sono andati al centro nazionale. Mi è cresciuta la vocazione come allenatore e mi rendo conto che mi viene più allegria, felicità quando vincono i miei giocatori che io alleno, che io seguo, che non invece.
quando vinco io, quando vincevo nel passato, io. Ok? Avi, ti posso fare una domanda su questa cosa? Tante. Allora, prima hai parlato anche dell'ego, no? Dell'allenatore che quando comunque si mette in mezzo diventa un problema, no? Prendendo un pochino ad esempio la cultura anglosassone, no? Che chiama l'allenatore anche coach, e prendendo anche il termine proprio coach vuol dire carrozza, perché hanno questa cultura del fatto di dire che l'allenatore è un po' colui che accompagna il percorso dell'atleta. Non a caso nel badminton, non in tutti gli sport è così, ma nel badminton sta proprio dietro anche durante le partite l'atleta. In che modo, anche questo, parlare adesso della vocazione, in che modo questa cosa poi di stare dietro, no? Di non essere mai un passo avanti, ma dover accompagnare l'atleta in una crescita, poi nella tua esperienza è stato importante? Beh, mi viene a... No, bella, bella domanda. Ovviamente qui non so quanti siamo in questo webinar, ma sicuramente che se siamo 70 abbiamo 70 filosofie diverse. Io pure ho pensato nel senso di questa parola coach o allenatore, no? O come quando Platò parlava di allenare, che parlava degli atleti come maiali, che gli devi dare di mangiare e gli devi dire cosa fare, no? E ricordo quando stavo pure imparando parole in italiano, posso dire nomi? Sì, dico nomi. Ricordo di parlare con Alessandro Stan, 2 o 3 anni fa, non lo ricordo. E ricordo che dopo vedere come gioca, così ho parlato con lui e chi è il tuo allenatore? E lui mi ha detto, Andrea De Micheli è il suo allenatore, ha detto, Andrea De Micheli è quello che mi segue. E io ho detto, che bella parola, quello che mi segue. E poi, prima non ricordo se l'ho detto o non l'ho detto, no? Che quando parlavo dell'ego, l'ego dell'allenatore. E secondo me la parola più bella e più giusta che possiamo dire come allenatore, perché allenatore è praticamente tutto, è pure un gestore, è quello che ti segue, che va dietro di te, che se tu cadi ti sostiene, che ti aiuta a alzarti, che sta dietro di te, no, come dici tu, non fa un passo avanti, non è il primo che si mette lì a farsi la foto prima del giocatore. Dunque di accompagnare Sì. l'atleta nei suoi momenti di crescita, no? Non è Alla soltanto un fine. accompagnarlo in giro per il mondo o per la Spagna o Sì. per l'Italia, ma è un accompagnarlo nella sua crescita, penso. Alla fine quello che stiamo parlando è che stiamo preparando per il futuro a un ragazzo. Stiamo preparando contro la difficoltà, contro l'avversità. Alla fine una partita, una gara è un'avversità, è una difficoltà, è uno che vuole la stessa cosa di te. E diceva l'altro giorno chi era l'allenatore, no, l'allenatore è il zio di Rafa Nadal, e se lo facciamo tutto facile al ragazzo, gli diciamo tutto quanto è bravo, tutto bene, alla fine il ragazzo impara meno, impara sì, ma impara un pochino meno, no? E io, secondo me, la cosa più importante che dobbiamo fare come allenatori è fare quello di la motivazione, no? Motivare i giocatori. Vado avanti, ancora. Vai, vai. Allora, sì, questo è un punto critico, la mia vita. Ho fatto così una foto che potrebbe essere la mia fidanzata, io così da giovane, che ci fermiamo un pomeriggio, una sera e diciamo dove vogliamo andare. Lei aveva fatto educazione, non so se la mia pers vita personale vi interessa tantissimo, però va molto collegata alla vita professionista pure. E quella che era la mia fidanzata, che adesso è la mia moglie, mi dice. No, stiamo parlando insieme e diciamo, ok, tu cosa vuoi fare la vita e io cosa voglio fare la vita. E io volevo essere allenatore. Lei voleva fare un altro giro, lei aveva pure una vita molto comoda, aveva fatto le stesse cose di me, l'educazione, era già maestra, però voleva fare un'altra cosa diversa. E allora
facciamo il salto o non facciamo il salto? E qui mi viene, io ho pensato già, pensando in me, la mia regola del 2-4-8, che penso che io volevo fare il salto, però volevo fare il salto con sicurezza, ok? E dove volevo? Questo è il percorso ideale che io avevo pensato, no? Dove 2 anni che posso entrare in un centro tecnico deportivo, sportivo significa come un centro tecnico territoriale qua, però è diverso perché ci sono pure altri sport, ok? E dove possa imparare cosa si fa lì per preparare i ragazzi per il futuro. E poi volevo essere 4 anni come primo allenatore di un centro e poi come secondo allenatore di un centro nazionale. Era quella la mia filosofia di un'idea di futuro, ok? Poi, non lo so, dopo 14 anni non saprei. Quindi, dopo quello, mi trasferisco a una città del centro nord di Spagna, si chiama Valladolid, per formazione, per formarmi, per cercare un'altra formazione universitaria dove ho studiato le scienze motorie. Però innanzitutto la mia formazione lì è stata molto legata a avere altre esperienze come allenatore, sai? Dove, no, come allenatore, scusate, come capire come funziona il sistema, no? E conoscenza come giocatore di un altro club, di un'altra regione, un'altra organizzazione, tutto. L'unica cosa che avevo conosciuto era quello che era lì nella mia città. Conoscenza come giocatore ed un altro modo di allenare. La prima volta che allenavo con un allenatore, perché prima non avevo avuto un allenatore proprio. Seconda crisi, seconda opportunità. La prima crisi era quando il mio amico deve andare via, io devo per forza diventare allenatore o il club muore. Seconda crisi, mi rompo il ginocchio giocando. 28 anni avevo, mi rompo il ginocchio e mi viene un'opportunità. Non posso giocare o mi fa male giocare e mi offre in quella città, mi offre un piccolino club di piccoli giocatori, mi offre almeno diventare allenatore di loro. Va bene, accetto, anche i soldi andava bene per pagare l'appartamento. E questo club era dentro di un progetto nazionale, Volley Azzurro, in Spagna si chiamava un altro nome, un Volley Azzurro praticamente. Quindi qui già ricevo una formazione nazionale, ok? E una formazione già guidata sulla tecnica, sul come fare, ok? Con tanti raduni nazionali, sul come fare i colpi, come fare sì, i movimenti, eccetera, ok? In un raduno nazionale faccio una chiacchierata con una persona che non sapevo chi era, proprio non sapevo chi era, però parliamo di badminton, di badminton, di badminton e alla fine lui era un capo allenatore di un centro federale e mi offre l'opportunità di trasferirmi qua a un centro sì, regionale ma nazionale, perché lì prendevano giocatori di tanta regione, ok? E quindi così aiuto al capo allenatore, secondo allenatore, pure preparazione, faccio la preparazione atletica e poi altri lavori di club che ho fatto copia e incolla dei lavori di club che facevo a casa. Quindi mi risultavano molto familiari questi lavori che vedete qua e l'ho fatto in un'altra regione perché praticamente era la stessa organizzazione. Okay? Pure qui la formazione, diciamo, si alza. E ricevo una formazione verso l'alto livello e formazione pure in Badminton Europe nel 2009 così c'è conosco a Rob e facendo lui pure il percorso come allenatore in un corso di Badminton Europe e poi qui una prima esperienza internazionale come allenatore in Belgio, in Repubblica Ceca, in Portogallo, ma qui la formazione guidata verso il come far fare, non tanto il come fare, invece come far fare. E qui non cerco risposte come facevo prima, cerco le domande e mi strutturo una metodologia, ok? Ma qui
Purtroppo una terza crisi, e tanti anni già separato della mia fidanzata, ma questa crisi diventa un'altra opportunità. Me ne vado, dico che me ne vado di qua perché volevo stare insieme alla mia fidanzata, senza niente, senza lavoro, senza niente, io me ne vado, però mi conoscono in Madrid e non so, nel momento giusto, nel posto giusto, l'allenatrice del centro federale va via e quindi mi contrattano qua in Madrid. Qui divento capo allenatore del centro federale, pure faccio la preparazione atletica, qui già la gestione non è di un club, è una gestione di una federazione regionale e poi pure devo fare pure certe cose come staff nazionale. E qui già diciamo le relazioni sono un pochino diverse con il comune, governo regionale, stampa, social, sì, ma è la prima volta che devo fare la scelta di giocatori. E creazione di nuovi progetti, relazione con la federazione nazionale, se vedete qui i ruoli sono diversi a come quando lavoravo nel club. E innanzitutto qui sì che devo avere relazione con i 20 club che c'erano in Madrid, okay? E diciamo io ero chi lo gestivo un pochino tutto. Qui già diciamo che con la relazione con la federazione nazionale già la formazione diventa di un primo livello mondiale, come sapete voi, Carolina Marin, eccetera, e dove si crea una rete di allenatori nazionali che cerchiamo di fare una formazione tutti allo stesso tempo. Qui la formazione è tattica, e qui innanzitutto tattica, che lo posso collegare con quella metodologia. Vabbè, Madrid, vengono altre offerte, vengono offerte di all'estero, di altri paesi. Però io sono fedele alla mia regola del 2-4-8 e non avevo fatto ancora 4 anni in Madrid e quindi no, se mi è andato bene così, continuo così. Finché non faccio 4 anni come allenatore in un centro federale, non vado avanti. Quindi qui a Madrid ho una situazione ideale, un contratto di lavoro fisso, una buona considerazione interna sia in Madrid che penso che nazionale, e overbooking di candidature per diventare giocatore di questo centro di allenamento, 50 annuale, che ovviamente solamente posso accettare 16 al massimo, 20 al massimissimo. Devo dire che ho buoni risultati, una casa che appena mi compro una casa, e a giugno del 2014 mi sposo. Ma 4 anni, scusate, 4 giorni prima del matrimonio, mi chiama Arturo. E quindi avevo già fatto 4 anni qui in Madrid e salto, faccio il salto. E questo già, non vorrei già parlare di questo perché vabbè, è il sogno realizzato, no? Di essere parte di uno staff, tante trasferte, un supporto grandissimo della federazione, momenti divertenti, tanti giocatori che sono, che non ci sono, vabbè, grandi obiettivi, tanto lavoro in campo, tanti momenti e poi alla fine pure faccio qui una famiglia che lo posso collegare con il mio sogno di diventare allenatore. Quindi alla fine posso dire che il sogno realizzato da tanti anni fa. Posso farti una domanda? Proprio collegata a questa slide che stai vedendo. Come hai capito, che tu scrivi, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere pronto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Come hai capito che quello che stavi andando a fare ti portava poi verso il tuo sogno? Cioè, in che modo hai capito che era la scelta giusta? Ma anche in questo passaggio Italia-Spagna, ok, ma anche nei precedenti, cioè, cosa poi ti fa capire che quella che andavi a fare va bene la regola del 2, del 4 e dell'8, però che cosa ti ha fatto capire che quella era veramente la scelta giusta?
Non lo so, ti posso dire, però ti posso dire che mai, mai ho avuto di cercare lavoro. O il lavoro mi ha cercato a me o me l'ho creato io come all'inizio. Io mi ho creato il lavoro nel club. Mi è andato bene e poi praticamente il lavoro mi è venuto. Momento crisi, come ho detto prima, quando senza fare questi 4 anni di allenatore mi vengono già delle offerte e dico, è lì un momento di grandissimo dubbio e di dire faccio il salto o non faccio il salto. È lì dove dobbiamo avere la testa fredda e dire sono pronto o non sono pronto, ho qualcosa ancora qui da portare e da imparare, posso rimanere qua e poi fare il salto. È una cosa molto personale perché, come ho detto in tutta la presentazione, si deve collegare tutto, si deve collegare il momento personale e il momento professionista. Per me il salto più grande che ho fatto è quando mi sono andato del centro federale, che quando ero al nord di Spagna, senza niente, io marzo-aprile ho detto ragazzi me ne vado, non avevo lavoro, non avevo niente. Mi sono andato via, vediamo cosa farò. Sicuramente mi sono sentito sicuro di me stesso perché dico, ok, io me ne vado, mi faccio un club o non lo so, o creo delle scuole o farò qualcosa, mi metto a studiare un concorso per diventare professore, non lo so. E in quel momento è stato un salto importante, un altro salto importantissimo è stato come ti ho fatto vedere prima, io avevo una situazione ideale in Madrid. E poi fare un salto qua. Allora, ho cambiato un contratto fisso in Madrid, forse sto parlando troppo. Ho cambiato un contratto fisso in Madrid per un contratto di 2 anni in Italia. Per il momento sto già 5 anni. Ciao Javier, sono Claire. Mi senti? Ho una Sì. domanda da farti, perché mentre parlavi della prima fase della tua esperienza, ovviamente come me tutti gli altri fanno il confronto con la propria esperienza come allenatore, ma come organizzazione del club. E mi domandavo se nella tua esperienza hai avuto problemi. Cioè ad avere le ore nella palestra, ovviamente finché sono le scuole si usa la palestra della scuola, si presta, si fa questa promozione in collaborazione con il comune, ma con la propria palestra com'era la situazione appunto 20 anni fa nel 2000 nella tua città? Perché parlo per la mia esperienza, ma anche confrontandomi con altri allenatori. È una situazione difficile avere le ore quando abbiamo la pallavolo che ha una buona parte, adesso c'è il calcetto a 5 che va forte, quindi una situazione molto difficile. Sì, io ho avuto la fortuna pure che il mio mentor, è stato professore di educazione fisica, è stato pure professore mio all'università, è stato pure quello che nei primi mesi mi ha guidato a dire devi andare lì al governo regionale, provinciale, comune, eccetera, eccetera. E lui aveva già questa relazione e poi lui mi ha portato lì e io ho avuto di continuare con questa relazione. Io secondo me la cosa più importante nella vita, e già non parlo come allenatore, gestore o come persona, è essere empatico. Ok, non mi dai ore, ok, cosa devo fare per avere queste ore? Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi al comune. Cosa ti sta dando il calcio? Loro hanno 50 persone, va bene. Ti posso portare 100? Mi dai più ore? Sì, va bene. Devo lavorare, mi devo mettere a lavorare mese e anno e li porto 100 persone. Dammi ore, per favore. No, perché il calcio fa non so che cosa. Va bene, faccio io questa cosa. Cosa ti serve? La media maratona penso che è stato il punto critico. In un momento grande di necessità, lì mi hanno trovato quando prima mi avevano tolto. Dopo quello, e quando più ore mi hanno dato e quando più facilità ho avuto per tutto. No, sto provando a ricordare tante cose. Per esempio, quando c'era un problema, quando già sono riuscito a guadagnare 2 o 3 ore più e c'era qualche problema, mi hanno trovato pure la mano che le aiuta. Ok, hai bisogno di un'ora? Mi devi rubare un'ora? Ok,
predisposto a cambiarmi di palestra questa ora se tu mi dai 2 o 3 ore in un'altra palestra. Lo possiamo fare? Sì. Vi potete spostare a quest'altra palestra? Sì, a cambio di che mi dà più ore. Ti posso dare tanti esempi, no? Però bisogna sapere qual è la necessità in questo caso, il comune di questa piccola città, che era fare tanto numero di persone che fanno sport. Per esempio, un progetto bellissimo che hanno fatto, che era venerdì e sabato sera, un pochino per cambiare certe attitudini di alcol, le uscite così con i più giovani, hanno proposto di fare sport in queste ore intempestive, tipo le 11, 12, 1, 2 di sera. E lì eravamo noi primi ad aprire la palestra, a stare lì con i ragazzi, a stare lì con loro, e alla fine tutti quanti hanno passato lì facendo badminton, ovviamente con un registro, un controllo. E questo no, quando altri sport hanno detto no, io non posso dare a un allenatore, non gli posso dire a un allenatore di stare lì alle 11 o all'1, uno di calcio, uno di pallacanestro, non si può mettere lì a dare, va bene, io sì lo faccio, anzi gratis, perché? Perché avevamo questa filosofia, no, di mettere tutto il soldo in una tasca e poi potevamo pagare queste extra lavori. Alla fine ripeto la stessa cosa che ho detto con me, allenatore: dobbiamo lasciare fuori l'ego, innanzitutto come gestori o quando abbiamo fatto questa funzione di gestore. Quando il governo, il regionale, provinciale o il comune ci dice no, non è un no personale, è un no per qualcosa. Ok, perché no? Dobbiamo capire perché ci hanno detto di no e cosa devo fare per il sì. E a volte è vero che mi arrabbio con questa persona e non parlo con lui perché non mi darà. Vabbè, bisogna capire perché. E non lo so se ti ho risposto. Come dico, questo non è una unica verità. Ogni comune, ogni regione, ogni situazione, ogni club è diverso. È una situazione molto diversa. Poi, se è una cosa personale, perché hai avuto un incontro malo con una persona, e magari si può cambiare di persona che parla con quella persona, o cambiare o fare un discorso diverso con un'altra persona dentro il comune o la regione, non lo so. Non so se ti ho risposto, Claire. Sì, era per avere un confronto sulla realtà tua, quando gestivi il club a 20-25 anni, con la nostra realtà. Ovviamente, se uno ha tanti numeri, riesce a fare promozione, ha una carta in più da giocare. È un circolo virtuoso, Eh sì, diciamo. eh sì, eh Ok, sì. grazie. Intanto, Avi, ti leggo la domanda di Massimo che ti chiede qual è stata la difficoltà più grande che hai avuto nei primi 5 anni e in che modo l'hai risolta. Uff, la difficoltà più grande. Gestire a livello di scuole, club e poi quelli che volevano fare gara, diciamo, di alto livello. Lì se che a livello la difficoltà più grande è i soldi, sempre. Perché come club volevamo crescere. Non stavamo in una situazione di crescita dei risultati, non potevamo investire tanto in risultati, innanzitutto il campionato di squadre che tutti voi conoscete, innanzitutto tu e Massimo, sai quanto impegno si mette in creare una squadra. Quando non avevamo una base grandissima, siamo riusciti a fare una squadrina che alla fine abbiamo salito a Serie A lì in Spagna. E questa è stata una difficoltà grandissima. Il mio grande fracasso è stato in quei 5 anni, ripeto, avevo 20 anni senza esperienza. Il mio grande fracasso è che ho avuto di rifiutare quella posizione in Serie A per tornare a Serie B perché non ce lo facevamo con i soldi. La difficoltà poi è venuta perché i giocatori, ovviamente, che vogliono gareggiare si arrabbiano. I giocatori di club vogliono, come dire, che quei soldi del campionato di squadre venga verso di loro per avere più ore di allenamento, per pagare altri allenatori, eccetera, eccetera, no? Alla fine
Io so che alla fine il budget della base può essere un po' più o meno basso, ma tante persone. Il budget di club può essere alto, un pochino più di persone, già la piramide se fa così. Il budget della piramide, della punta della piramide, è molto alto, ma ci sono poche persone. Io direi che è così in quanto a numero di persone, in quanto a budget, è così. È come si gestisce questo. Io il momento più difficoltoso è stato questo, gestire per andare avanti con tutto e poi alla fine ho avuto di rifiutare quella posizione in Serie A e questo è stato un grande fracasso come gestore, perché non avevo esperienza. Sicuramente in quel momento lì avrei fatto diverso. Non avrei presentato squadra per salire a Serie A. E sicuramente, Massimo, tu potresti fare più un webinar di queste cose, che sei molto abituato ogni anno tra anno a fare queste cose. E lì ho capito che a volte, no, sempre serve sapere quando dire basta, non ti posso dare quello e devi fare le regole della società, magari l'anno prossimo, magari dopo 2 anni, non lo so. L'unica cosa che volevo aggiungere è un piccolo video di un film molto famoso dove questo personaggio è Batman e sta in galera e c'è una corda per salire dalla galera. E deve fare un salto con la corda, sempre cade, cade, cade. Alla fine fa il salto e gli dicono che perché non lo fai come quello che è uscito? E come l'ha fatto lui? Senza corda. Prova a farlo senza corda, la paura gli viene addosso e fa un salto più grande e riesce a uscire. È un pochino una metafora l'avere la corda, diciamo, la sicurezza e la nostra vita e l'avere la base dove se cado qua sulla mia sicurezza e questo è buono o è malo per il mio sviluppo? Questo mi farà più bene che male o mi permette saltare alto il fatto di avere un materasso sotto che so che non mi farò male? E quindi niente, è un video così carino, appena 3 minuti, faccelo in YouTube e poi la domanda che vi volevo lanciare era questa, no? Tu faresti il salto senza corda o senza un materasso giù. E niente. Grazie. Se ci sono più domande, per me è perfettissimo. Sì, c'è cioè il russo, intanto. Buonasera a tutti. Le volevo chiedere, secondo la sua esperienza, per diventare un ottimo allenatore, quanto è importante essere un bravo giocatore? Può essere buono e può essere malo, come tutto. E tutti gli allenatori e tutti i grandi allenatori di tutti gli sport ti possono dire la stessa cosa. E non è tanto di essere buon o male allenatore, è in base in italiano non so come si dice, la leadership, okay? Che questa è una parte fondamentale pure del ruolo come allenatore. E, se tu o sei stato un bravissimo giocatore, però poi non sai trasmettere, puoi avere un grande peso sui ragazzi, però alla fine i ragazzi l'unica cosa che faranno sarà copiare la tua tecnica, il tuo metodo o il tuo fisico, no? Però sarà una copia di te, ok? E per essere un buon allenatore è una domanda molto ampia in tutto senso. E ripeto, secondo me il lavoro più grande che dobbiamo fare è prima cosa la motivazione dei giocatori e poi la seconda cosa che dobbiamo capire è che cosa gli serve a ogni giocatore. Essere un bravo giocatore o essere stato un bravo giocatore, ci sono tanti bravissimi giocatori che poi sono stati bravissimi, bravissimi allenatori e ci sono tantissimi bravissimi giocatori che poi sono stati allenatori nefasti. Mi vado al calcio, che penso che è un mondo che tutti conosciamo, e Guardiola è stato un bravissimo, bravissimo giocatore, però poi è stato un bravissimo allenatore, però praticamente per
la sua formazione, perché lui ha voluto imparare, lui ha voluto innanzitutto una cosa molto importante, ha voluto sognare. Per sognare c'è bisogno di un cambiamento, c'è bisogno di una formazione. E poi ci sono altri giocatori che bravissimi come giocatori, però vogliono trasmettere quello che hanno fatto in campo ai suoi giocatori. Non vorrei dire nomi per non mancare a nessuno, però no, non so, mi viene in mente Gattuso, no? Quando è stato allenatore del Milan, sicuro che qualche tifoso del Milan mi uccide, però se tu sei stato un giocatore di un certo tipo e poi fai la stessa cosa come allenatore, magari è nel posto sbagliato, magari è nel momento sbagliato. Tutto dipende dal tipo del gruppo che hai, perché alla fine il ruolo dell'allenatore è dirigere un gruppo, devi fare, devi cercare pure il rendimento, non il rendimento del risultato, è diverso, e devi creare pure un clima di armonia, e poi pure devi cercare il risultato, però innanzitutto devi cercare il rendimento. E cioè fare una filosofia, no? Fare in gara quello che fai in allenamento. E se il ragazzo non riesce a fare quello che fa in allenamento è perché c'è qualcosa dietro che non gli permette fare. È lì dove dobbiamo indagare cosa le succede. Ok, volevo chiedere una cosa. Se con l'esperienza che hai adesso di tutta la tua storia, secondo te un percorso come il tuo in Italia oggi si potrebbe fare o no? Perché c'è, nella storia che hai raccontato, c'è tanto coraggio, secondo me, tanta voglia di mettersi in gioco e di fare, però vedo una cultura sportiva anche molto più sviluppata rispetto a quella che mi sembra esserci in Italia. E allora la mia domanda è questa: secondo te manca ancora qualcosa all'Italia o si potrebbe fare? Forse manca quello che mi salta addosso, no? Forse manca tanto della prima fase. E già non parlando di badminton, manca pure cultura sportiva nella scuola. Sai che io sto pure con i ragazzi del centro che hanno 15, 16, 17 anni, che dicono che appena fanno educazione o ginnastica alla scuola, già la parola ginnastica sinceramente la odio. Siccome mi piace, amo la parola di questo allenatore che mi segue, questa parola di ginnastica in la scuola sinceramente la odio, perché non penso che va molto collegato con l'educazione. E penso che manca cultura di educazione fisica nella scuola, ma dall'inizio, dall'infanzia. Ti faccio un esempio: io adesso il mio figlio ha 3 anni, ha cominciato adesso la infanzia, no? Il primo anno che è andato in sua vita alla scuola, ci fanno scegliere, perché abito in un paesino così piccolo, mi fanno scegliere 3 o 4, e io ho scelto una perché avevo una palestra e perché facevano tanta educazione fisica, salti, giochi, così, mi sembra fondamentale. E se un giorno devo decidere una scuola nel futuro, io vado subito alla scuola che fanno più ore di educazione fisica, mi sembra fondamentale. Sono molto d'accordo con te, sembra a livello culturale di educazione fisica, forse qui in Italia siamo in un passo dietro, però secondo me possiamo fare qualcosa. Secondo me in quella prima fase dove io sono stato 5 anni, perché veramente volevo fare quella... continuare a studiare le scienze motorie, eccetera, con tutto il male che mi ha fatto il cuore, ho lasciato il club in mano di un'altra persona, ho lasciato l'ego, ho lasciato tutto quanto avevo fatto e mi sono andato perché volevo continuare. Però penso che manca tanto di quello della prima fase, no? Il creare club, creare scuole, il scommettere, alla fine scommettere. Scommettere tutto il tempo che io potevo fare durante la mattina a andare al comune, al governo provinciale, alla regione, così, così, tutte le mattine, e poi al pomeriggio
lavorare in un club. E manca, secondo me, manca quella prima fase. Poi quello che manca pure è che magari quello che voi dovete riflettere, e sinceramente non, se volete parlare tra di voi, potete parlare tra di voi, e magari manca l'età dell'ingresso a un club. Magari non so quanto sarà la media in cui un ragazzino prende per prima volta la racchetta. Prima prendiamo quel ragazzino, prima le insegniamo a prendere la racchetta, prima le insegniamo a divertirsi in un club, prima avremo a quel giocatore e più possiamo formarlo come il giocatore che noi vogliamo. E più promozione possiamo fare. Secondo me mancherebbe quel legame tra i club e le scuole, legame tra allenatori, club, promozione e i professori di educazione fisica. E penso che dobbiamo fare lì un, il club deve chiamare alla porta della scuola, sinceramente, così la sento io. Se un giorno io non posso già portare questa maglietta, la prima cosa che andrò è andare alla scuola, per creare un club, per non so come dirlo, è un modo promozionale, ma pure promozionale del club, no? Secondo me, ripeto, per essere molto più preciso, secondo me manca quel legame tra scuola e club, quello che manca. E poi scusate, nel 92, 1992, che sono stati i giochi olimpici in Barcellona, lì ha avuto un cambiamento molto importante in Spagna, dove si hanno creato tantissime strutture sportive e hanno rubato un sacco di soldi. Questo succede in tutte le parti del mondo, ma i soldi che non hanno rubato pure lo hanno investito in palestre sportive, che è vero che lì sì che è vero che hanno creato tante palestre ovunque, in tutto il territorio, e forse sì che lì si è creato un pochino più di cultura sportiva. Non so se ti ho risposto, Alberto. Perfetto, Javi, grazie mille. Te. Giuseppina Silletti. Ok, il tuo webinar ha come titolo Esperienze di vita di un allenatore. A me è piaciuto tantissimo, mi ha emozionato ascoltare questo tuo racconto, perché è stato un bellissimo racconto. Ora io volevo chiederti, durante queste tutte tue esperienze, ce n'è una che ti ha lasciato un'emozione particolare? Tante, perché alla fine sono collegate a livello personale come professioniste, no? E una che mi ha lasciato, come avevo detto prima, no? Il fatto di chiamare la Federazione Nazionale e dire non ce lo facciamo economicamente, non possiamo, tutto quello sforzo che abbiamo fatto, devo rifiutare quel posto non posso continuare a giocare la Serie A, e questo sinceramente sono rimasto molto molto male. E altro passo che mi ha colpito è fare il salto di Spagna-Italia. È stato un passo molto 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 duro, perché già non era io solo, i primi passi era di Albacete a Valladolid, Valladolid a Oviedo, Oviedo a Madrid, ma l'altro passo già l'ho fatto insieme alla famiglia. Vabbè, ero da solo con la moglie, no? Però quel passo sì che è stato molto, molto, molto duro, perché sinceramente io stavo in una posizione molto, molto comoda in Spagna, e nessuno ha capito la mia decisione, non capivano perché. Anche la Federazione Spagnola mi chiamava: ma perché te ne vai? Adesso che ti hai comprato la casa, te ne vai? Ho detto, oh, vabbè, no, non è questa la motivazione. E un passo che mi ha colpito più, dove mi ha fatto vedere che veramente potevo diventare una buona persona che allena i ragazzi, era quando ho lasciato il centro lì nel nord di Spagna. Ho lasciato il centro e si mi ha offerto un'opportunità di lavorare a Madrid. Perché? Perché io stavo parlando con l'amico mio che aveva lasciato il club quando io avevo 20 anni,
quando io ho lasciato il centro federale del nord, lui mi aveva offerto qualche lavorino lì dove abitava lui, vicino a Madrid. E io stavo parlando con lui di lavorare, di fare dei progetti, eccetera, eccetera, e lui stesso è che si è messo in comunicazione con la Federazione di Madrid per mandarmi lì. Quindi è lì l'amicizia, lui potrebbe essere un pochino più orgoglioso, più egoista e dire no, no, tu lavori con me, e invece no, invece ha detto Javi, lì hai un'opportunità, vai di là. La parola testuale era Javi, stai attento al cellulare che ti chiamano. Mi hanno chiamato e sono andato. Un passo importantissimo è quello, quando ho lasciato il centro nel nord con Fran, e poi un passo importantissimo è stato questo di trasferirci qui in Italia, sì. Io ti auguro di rimanere tanto. Grazie, grazie. Sono grazie. Felice, infatti quest'ultima fase l'ho chiamata felicità. Ci chiedevano anche sempre in chat, un giovane allenatore italiano cosa dovrebbe fare secondo te per realizzare il sogno di poter diventare in un futuro poi allenatore della nazionale italiana? Che è una bella domanda. La prima cosa è, vabbè, la mia esperienza è formarsi e non saper mai che sai tutto. Io sinceramente, quando ho lasciato il primo club che ho creato, pensavo di saperlo tutto. Poi mi sono trasferito lì a quella città del nord, e poi mi sono reso conto, quando ho fatto la formazione con la Federazione Nazionale, che non sapevo niente. Perché io pensavo, la mia idea era che il segreto era, come ho detto, sitius altius fortius, più alto, più veloce, più forte. E io pensavo che quello era tutto. Sì, vabbè, qualcuno ha tecnica, ma lo posso bilanciare con colpire più forte, saltare più forte, correre di più. E lì ho imparato che si può fare tutto, che non è o questa strada o quest'altra, e si può collegare tutto. Poi ovviamente in scienze motorie ci insegnano a come collegarlo tutto. E poi a livello internazionale, dove veramente ho fatto un salto di qualità nel mio concetto di badminton, perché è stato un pochino molto subiettivo, e in quel corso che ho fatto con Rob, e sempre ricorderemo quel corso, nel 2009 mi sa che era, Badminton Europe con Peter, dove eravamo in gruppi di allenamenti, e ricordo che io non capivo nulla degli esercizi di uno della Islandia, degli esercizi di Rob. Rob non capiva i miei esercizi, gli esercizi di quello del Belgio. Era un po' molto... Eravamo tutti, mi sa, che nello stesso stadio mentale di dire questo è il mio badminton, questo è badminton. E lì veramente abbiamo aperto la testa a dire c'è un altro badminton, c'è un altro metodo di lavorare, ci sono non so, metodi chiusi, metodi aperti, metodi tattici, metodi... c'era un altro badminton, e questo mi ha aperto tanto la mentalità che dico... si può imparare. Da anni che tutto era il modello asiatico, poi è diventato che il modello asiatico è malo, è il modello europeo, tecnica, tattica. Adesso sta cambiando, che dobbiamo pure cambiare e copiare un pochino un'altra volta il modello asiatico e fare un pochino il collegamento con il modello asiatico, modello europeo. Io, come dici tu, Luca, secondo me la prima parte che è formarsi, e innanzitutto vivere tantissime esperienze come ti lo puoi permettere, e avere la mente aperta a dire non so nulla, tutto quanto so, già lo so, lo posso fare o quando voglio, e devo provare, devo rischiare, devo imparare altre cose. Se parliamo a livello concreto, un giovane giocatore cosa deve fare per essere parte del nazionale, secondo me basta che non saprei spiegare, essere bravo, non saprei dirti
e di avere de tante esperienze e che innanzitutto, come ho detto, far vedere che sa motivare i ragazzi a fare quello che vogliono e quello che non vogliono, che essere pronti a avere la testa aperta, a imparare. Secondo me tutti i giocatori che sono pronti ad imparare è perché hanno avuto un allenatore che è pronto a imparare. Tutti i giocatori che sono rimasti chiusi a i passi si fanno così, la tecnica si fa così e la tattica si fa così, e tutti quei giocatori sicuramente perché hanno avuto un allenatore che gli ha detto quello. Qui. Sicuramente nel ruolo degli allenatori ci sono diversi livelli all'interno di un club. Secondo me c'è un livello che sicuramente è di fondamentale importanza, che è quello che dai corsi che facevamo in Italia, che venivano tenuti dai danesi, era il livello istruttore. Cioè, chiamiamolo, diciamo, il primo livello, l'aiuto allenatore attuale del Vola con noi. Io credo che, diciamo, l'aspirazione di un allenatore, sì, può essere quello di fare carriera e di arrivare fino in nazionale, però io credo che forse il primo obiettivo di ogni allenatore, più che allenatore, è essere istruttore, perché penso che nei club, quando si inizia con gli atleti, è importante sicuramente insegnare sin da subito la tecnica, e quindi credo che sia importante questo ruolo sicuramente all'interno dei club, e penso, diciamo, che poi l'aspirazione di diventare allenatore top probabilmente, cioè, è un numero ristretto, per un numero ristretto di persone è un'aspirazione sicuramente importante per tutti, cioè, nel senso, come un punto di arrivo. Però la domanda è, tu, rispetto, diciamo, al ruolo di allenatore, appunto, di nazionale, parlando solo adesso un po' dei club, cosa ne pensi del primo ruolo, cioè del primo impatto che ha un atleta e che viene a conoscere, appunto, una persona che inizialmente deve essere veramente in gamba nel formarti, nel crearti, nel formarti tecnicamente come giocatore? Cioè, tu pensi, cioè, quanto è importante, diciamo, il percorso, diciamo, allenatore formato totale che poi arriva in nazionale e quello di un istruttore? Sì. Cosa penso io? Sì, sì, la tua opinione. Sì, allora, io la cosa che più penso che bene mi ha fatto è quando, invece di cominciare a studiare già le scienze motorie, che è un pochino più focalizzato magari sul rendimento, ho cominciato a studiare su l'altro punto di vista, no? Sull'educazione. E questo, secondo me, mi ha fatto benissimo. E, secondo me, ecco, sono d'accordissimo con te, immagino che la pensi così, che l'allenatore ideale è quello che fa l'esempio, è quello che è moralmente integro, no? È che si deve guadagnare il rispetto, non imponerlo. Questa persona deve stare in continua formazione, lo ripeto, anche se, come detto, no, adesso già è arrivato il mio sogno, già non faccio più formazione, non mi interesso ad imparare più, no, non è così, perché il cambio è costante, i tempi sono in cambiamento, le reti sociali, dobbiamo innanzitutto conoscere il mondo del ragazzo, perché è molto diverso a quello che 20 anni fa, che 10 anni fa. Io, una cosa che, sai, perché questo è un discorso molto filosofico, molto ampio, sicuramente che di tutte queste persone vedo che 57 persone abbiamo 57 opinioni diverse, ma io innanzitutto vedo che in quel momento lì, della fase di club, della fase della scuola, dove il ragazzo si sta formando, la cosa che non possiamo pensare è nell'esito veloce, subito, e che dobbiamo fare un lavoro più vocazionale, no? E se siamo lì è perché veramente vogliamo essere lì.
non è che sono lì a insegnare a un ragazzino di 10 anni o di 15 anni un colpo perché voglio che lui vinca e così io sono il bravo allenatore che qualcuno mi verrà. E dobbiamo fare un lavoro molto, molto, molto vocazionale in quel momento. Innanzitutto è guidare, come ho parlato prima, quello che parlavo di Alessandro Stan, quello che diceva, no? De Micheli è quello che mi segue, bellissima parola, che ti segue, che ti organizza un viaggio, che si preoccupa che stai studiando o non stai studiando, che si preoccupa di te come persona. Se tu hai il rispetto di questo giocatore come persona, sono sicurissimo che il giocatore pure avrà rispetto dell'allenatore. E il rispetto è una cosa molto, molto sutile, una riga molto sutile. Non dobbiamo imponere il rispetto e dobbiamo guadagnarci il rispetto, ma occhio, non mettendo le regole. E a volte non serve mettere una regola, e basta dire lui lo ha detto e lo facciamo. No, sto guardando qui adesso la faccia di Visnu. Visnu è uno che ha il rispetto dei giocatori, però Visnu, tutti conoscete Visnu, il suo carattere così gentile, non è uno cattivo che mette le regole, però quando Visnu dice qualcosa i giocatori hanno tantissimo rispetto per lui. Magari il suo rispetto, magari è collegando con la domanda che mi aveva fatto prima, se serviva fare essere un buon allenatore, un buon giocatore. Visnu è stato un bravissimo giocatore, si è guadagnato il rispetto dei giocatori come giocatore, ma pure si guadagna il rispetto perché non manca mai il rispetto ai giocatori. Altri bravissimi giocatori forse hanno mancato al rispetto qualche volta ai giocatori e non diventano bravi allenatori, perché alla fine il ragazzo non è stupido e non li segue più. È una riga molto, molto sottile su fino a dove possiamo spingere e quanto li dobbiamo lasciare al ragazzo. Però, sai, io vedo qui 57 persone, sicuramente che 57 opinioni diverse. Tu cosa pensi, Emanuele? Ma io penso che sicuramente il ruolo appunto istruttore è fondamentale, perché dai la possibilità, diciamo, a un nuovo atleta che sia giovane di imparare veramente la tecnica e quindi di dare a lui tutti gli strumenti necessari per poter poi andare avanti e poter anche, se le ha le capacità, potenzialmente diventare un campione. Quindi penso che, diciamo, il primo livello nei club, l'ingresso e l'utilizzo, diciamo, di un allenatore nel ruolo istruttore, penso che sia fondamentale, per cui penso che già questo livello deve essere di una persona ben preparata dal punto di vista sicuramente tecnico. Poi è chiaro che un allenatore barra istruttore deve avere tantissime qualità come quelle che tu hai descritto. Un esempio molto chiaro: ero nel centro federale lì al nord, ok, senza esperienza, non mi conoscevano, un giocatore guatemalteco, Rodolfo Ramírez, bravissimo giocatore, però non aveva tanto rispetto per me. Io non sono stato un bravissimo giocatore, un giocatore così di club che giocavo, però non ha avuto un rispetto grandissimo di me. Un giorno ha cambiato tutto quanto io dicevo, lui faceva, e anche provava a cambiare certe tecniche che lui mai voleva cambiare. E io ho detto: guarda che adesso fa caso, voi avete con lo staff, no, Frandacal, eccetera, voi avete parlato con lui, perché adesso sta facendo tutto quanto dico, eh? E dice: no, non abbiamo parlato con lui, è lui che ha parlato con noi, perché tu gli hai cercato un viaggio per andare in vacanza a Guatemala, quando quello mai lo aveva fatto nessuno per lui. Dopo quello lui lo ha preso lo personale e per quello poi mi ha rispettato come allenatore.
Io non l'ho fatto per guadagnarmi il suo rispetto, l'ho fatto perché ero lì, ho passato per un'agenzia, ho chiesto e gli ho detto guarda questo viaggio così, però non lo facevo per quello, però lui lo ha preso così. Magari un altro giocatore un giorno le regali una maglietta e già ti rispetta. E i ragazzi hanno ognuno la sua testa e a volte non tutto è il rispetto che hai in campo o come sei stato bravo, quanto tecnica sai. A volte, come ho detto in tutto qua, no? in tutta l'esposizione, momento giusto e nel posto giusto. A volte un pochino, alla fine empatia. Come sempre dico, alla fine è tutto empatia. Ok, grazie. A te, ringraziamo a tutti per aver partecipato e ci vediamo quindi giovedì prossimo con il prossimo appuntamento. Grazie mille a tutti. Grazie, grazie.